La Grifo Perugia torna al successo casalingo contro la New Team Ferrara e resta in corsa per agguantare quantomeno il terzo posto in classifica. Una vittoria netta e rotonda, arrivata al termine di una gara ben giocata dalle biancorosse, con il capitano Natalizzi protagonista con una doppietta e una prestazione maiuscola. Per l'occasione Belia si affida alla 4-3-3 e rivoluziona l'attacco, inserendo tutte insieme le tre ex Primavera, Ceccarelli, Franciosa e Narcisi. Turno di riposo per il bomber Giulia Fiorucci e reparto orfano dell'azzurrina Gloria Marinelli, impegnata con la nazionale Under 17 a Montepulciano per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. A centrocampo spazio al consueto trio Natalizzi, Fiorucci, Colin e Brozzetti, confermi anche in difesa con il quartetto composto da Monetini e Ferretti sugli esterni e dalla coppia centrale Saravalle e Bordellini. Nel primo tempo la Grifo preme il piede sull'acceleratore e costringe Ferrara sulla difensiva. Al tredicesimo l'estremo difensore Emiliano sbaglia il rinvio, ma il tiro di Narcisi non inquadra la porta. Sette minuti più tardi la numero 10 biancorossa innesca Brozzetti, che viene anticipata dal portiere. Al ventiquattresimo Franciosa accoglie una clamorosa traversa e una manciata di minuti dopo Ceccarelli da buona posizione spara alto. Un forcing che viene premiato al 35esimo quando Natalizzi si invola sulla sinistra e confeziona un assist al bacio per Franciosa. Nel finale di frazione altre due occasioni per le biancorosse, ma Saravalle scheggia la traversa e Ceccarelli calcia sull'esterno della rete. In avvio di ripresa le ospiti hanno un moto d'orgoglio che dura giusto il tempo di consentire alla Grifo di riprendere le distanze e tornare a macinare gioco. La squadra di Valentina Belia centra il raddoppio al 15esimo con un bel sinistro di Natalizzi su assist di Brozzetti. Neanche il tempo di rimettere il pallone al centro che arriva il tris. Ceccarelli smarca Brozzetti che dal limite beffa De Candia con un preciso pallonetto. Al 25esimo ancora protagonista il sinistro di Capitan Natalizzi, che su punizione cala il poker e mette in ghiaccio la vittoria. Negli ultimi minuti di gara c'è gloria anche per Monsignori, che sventa una pericolosa occasione avversaria, orchestrata da Goldoni, mentre Saravalle e Franciosa sfiorano il pokerissimo. Sicuramente questa è stata una partita in cui abbiamo giocato molto bene, il risultato è stato ottimo, ma oggi soprattutto è stato il gioco di squadra che ha fatto la differenza. Finalmente gol a parte, abbiamo giocato bene, quando giochiamo insieme per la squadra i risultati poi arrivano. Dobbiamo continuare su questa linea, anche se il campionato è finito, per il prossimo anno comunque questa è la strada da seguire.